abbiamo approvato il disegno di legge che interviene per sistemare e gestire la vicenda della transizione nell'attesa che il Parlamento approvi definitivamente il disegno di legge costituzionale di abolizione delle province. È questo provvedimento, è stato denominato svuota poteri delle province, è un provvedimento che riesce a far sì che venga gestita questa fase transitoria dei prossimi mesi, in modo tale da non creare ovviamente vuoto di potere e da creare una condizione di funzionalità. È stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che toglie poteri alle province in vista della loro abolizione definitiva dalla Costituzione. La riforma dovrebbe portare risparmi per oltre 1 miliardo. Noi abbiamo detto anche in conferenza Stato-Regioni, e io mi sento di ripeterlo, che non c'è un accanimento da parte del governo terapeutico nei confronti delle province, quasi a voler soddisfare, diciamo, una moda mediatica. Vuol dire semplificare i livelli amministrativi, semplificare le procedure, crediamo, ridurre il personale politico, non perché si abbia accanimento verso nessuno, ma perché l'Italia è un paese molto complesso dove fare impresa e fare famiglia è un po' complicato, quindi cerchiamo di seguire un percorso di riforma istituzionale che semplifichi molto, che dia ai comuni tutti i poteri amministrativi come è scritto in Costituzione e alle regioni tutti i poteri pianificatori, e poi loro decidono come gestire questo ente di area vasta. E così, dopo una lunga maratona di oltre 40 ore e 2 sedute notturne, l'Aula della Camera, nonostante l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle, approva il decreto Fare, che ora passa al vaglio del Senato. Rimane però il tema delle riforme costituzionali che i grillini vogliono far rinviare dopo agosto e che rischiano di essere la causa del nuovo ostruzionismo e far slittare così tutti i lavori parlamentari. Insomma, questo ostruzionismo quando finisce? L'ostruzionismo finisce dopo il nostro appello al Presidente Letta, che faccio anch'io in questo momento. Il Presidente Letta ci deve ascoltare. Il Movimento 5 Stelle è pronto ad interrompere immediatamente questa dura opposizione, semplicemente spostando l'arrivo in aula a settembre della discussione sulle riforme costituzionali. Sì, un provvedimento complesso nel suo iter, ma credo anche importante dal punto di vista dei risultati, insieme a tantissime altre misure che certamente vanno nella giusta direzione di favorire la crescita e lo sviluppo. Sì, dopo 3 giorni è stato piegato ostruzionismo, ha vinto il Paese, hanno vinto le misure per il Paese, gli italiani aspettano questo provvedimento da tempo. Sì, 3 giorni e 4 notti in precedenza nella Commissione Bilancio, però siamo molto soddisfatti, ci ha convinto soprattutto l'articolazione di questo decreto che prevede tante novità. Ma è un provvedimento zibaldone, ci sono tante misure che non avranno il risultato di rilanciare l'economia come il decreto prometteva. Non ci convince perché ci sono poche risorse per le imprese, per i nostri cittadini, e invece hanno messo soldi per levare il tetto per gli stipendi d'oro, per un nuovo commissario, e in più hanno messo una norma assurda come il DURT che va a ostacolare e a rendere ancora più difficoltosa la vita per le nostre aziende. Contro un furto di Stato, ci siamo rotti le palle, dateci quello che ci avete rubato, ladroni! Bravo! Bravo! Ecco, bravo! Bravo! Eccoci, metteteci a manetta. Siamo d'accordo con quello che abbiamo votato l'altra volta, che alle primarie per la premiership siano primarie aperte a tutti gli elettori di centrosinistra e chiunque si possa candidare. Ma si rinvia questo congresso o no? Io spero che non archiviamo il governo e che riusciamo a fare anche un congresso che non archivi il governo. Sulle regole i renziani stanno attaccando duramente. Ma c'è una discussione, non vedo questi attacchi così aspri. C'è una discussione in corso sulle regole, ci sono delle proposte. Personalmente penso che sia sensato, è un'opinione mia personale, separare Premier
da segretario? Beh, a questo punto manca solo di presentarsi al seggio con il certificato di sana e robusta Costituzione e convocare il congresso per il 31 novembre.